Luca, stasera si festeggia il tuo compleanno. Sì, 27. 27 anni, ma non ti vergogni? No, ancora no. No, ma così giovane? Sì, insomma, qualche anno dai, aspettare a dire che sono anziano. Ascolta un po', ma io ti ho sentito cantare. Domenica? Riesci? Ma lì era un po' su di giri. Beh, ma a intonare appena una frase? Eh? A intonare una frase? No, 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 intonare no. No, 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 no. Ma eri bravo davvero? Insomma, bravo, parliamone. Non faceva il mio gallo, con un piede montava a cavallo, e con l'altro allora adesso stasera cosa ti aspetti per la sera del tuo compleanno? Divertimento e basta. Sì? Sì, guarda, c'ho tutta la compagnia tutta riunita. Allora voglio dirti una cosa, Veronica, se non sbaglio è la tua metà. Sì. Cosa ne pensa di te? Bisogna chiederla a lei quello lì. Ma non te l'ha mai detto? No. Lei dice che sono un bravo ragazzo, poi bisogna chiederglielo a lei. Adesso vedrai che glielo chiediamo. Allora, questo giovanotto qua mi ha detto che tu gli dici sempre che sei bravo, sei, non hai difetti, sei bellissimo, sicuro, da sposare. Quello magari sì, però i difetti non può non averceli. Ma come fai a sopportare uno che canta come canta lui? Non lo so. Muoio per te mio galletto, muoio per te morirò. Così è quello il problema. Non mi dire che canta sotto la doccia, canta dappertutto. Ragazzi, complimenti, siete una bella coppia. Grazie, auguri Luca. Grazie. Con un piede lontano.